Vi leggo la lettera di una senatrice del Movimento 5 Stelle, esattamente di Adele Gambaro. Adele Gambaro scrive, questa lettera è pubblica, è stata pubblicata. Dunque, dicevo, questa lettera dice: cari amici, ieri l'altro al Senato è stata la giornata più difficile della mia vita. L'esito della prima votazione ha visto finito il ballottaggio Schifani e Grasso. Alle ore 13:30 circa siamo entrati nella sala Commissione Industria, che ci hanno provvisoriamente messo a disposizione per riunirci, e ne siamo usciti alle 16:15 per tornare alle 16:30 in aula a votare. In quelle 3 ore abbiamo visto sfilare sotto i nostri occhi tutta la storia del nostro movimento, le nostre battaglie contro un potere colluso, il bisogno di restare integri nelle nostre convinzioni, il bisogno di fermarci per sentirvi. Siamo il movimento della rete, che vuole sentirsi unito e condiviso, anche contestato, ma che abbia la possibilità di confrontarsi e crescere. In quella sala avevamo solo 3 ore, soli con le nostre coscienze, le nostre emozioni e le nostre lacrime. Attenendoci alla scelta maggioritaria del gruppo, ho votato scheda bianca. Sono contenta che Schifani non sia il presidente del Senato. Il nostro non è un gruppo spaccato, non abbiamo paura di noi stessi, non abbiamo paura di loro. Ho stima e rispetto per coloro con i quali sto facendo questo percorso, con tutte le difficoltà che comporta la condivisione di temi tanto importanti. Credo nel movimento e nella possibilità di cambiare questo paese. Credo che abbiamo molto da imparare, ma ancor più da insegnare. All'interno del nostro gruppo c'erano contestazioni su Grasso e unanimità sul non volere Schifani. Non ci alleiamo con nessuno, non siamo interessati alle poltrone. Alcuni cittadini eletti stanno postando le loro dimissioni se la base lo riterrà opportuno. Ieri, mentre gli altri facevano strategie, noi piangevamo sulle nostre responsabilità. Firmato Adele Gambaro, eletta al Senato col Movimento 5 Stelle. Io ho letto questa lettera e francamente non so nemmeno cosa pensare. Non so cosa pensare perché quando leggo ieri mentre gli altri facevano strategie noi piangevamo sulle nostre responsabilità. E cos'è questa? Piangevamo sulle nostre responsabilità. Da quest'altra parte dice: in quella sala avevamo solo 3 ore, soli con le nostre coscienze, le nostre emozioni e le nostre lacrime. Ma che cosa pensavano questi deputati e senatori, questi grillini, che andavano ad un picnic? Che da quelle parti c'era un party, appunto? Da quelle parti c'era un party. Non è così, ma siete stati preparati? Avevate coscienza di quello a cui andavate incontro? Avevate coscienza che entravate in Parlamento, dove ci sono vecchie volpi, e dico volpi per non dire altro? Ma sapete, io non so se sapete neanche quali sono i problemi di questo paese. Per anni avete strillato slogan, slogan. Province, mica province, costi della politica e puttanate varie. Del problema vero sapete qualcosa? Ne sapete qualcosa? Sapete a che cosa bisogna mettere mano veramente? Questa lettera mi sembra un estratto del libro Cuore. Sembra fatta apposta per intenerire. Qua non abbiamo bisogno di intenerirci. Abbiamo bisogno di gente con le palle che sappia fare quello che deve fare, ma che soprattutto sappia che cosa c'è da fare. E invece al primo ostacolo vi siete, cari grillini, vi siete disgregati, vi sentite degli eroi perché siete stati 3 ore in quella sala, 3 ore in una sala, e che cosa c'è di eroico? Che cosa c'è di eroico? Vi ripeto che cosa scrive questa senatrice: ieri mentre gli altri facevano strategie, noi piangevamo sulle nostre responsabilità. Ma allora, appunto, ripeto, ma pensavate di andare a un party? Pensavate che si tenesse una festa da quelle parti? Che bastava strillare degli slogan e tutto era risolto. Il problema, ripeto, sapete che cosa c'è realmente da fare? Sapete qual è l'obiettivo principale per uscire da questa crisi? Qua ci vogliono le palle e le idee chiare. Io mi sto chiedendo se voi avete le palle e le idee chiare. Questa è la prima domanda che mi pongo. Quindi, ripeto, ma qua siamo ancora a fare marketing. Siamo ancora a fare marketing. Questa è la lettera che fa leva sulle emozioni, fa leva sui sentimenti. Non abbiamo bisogno di questo. Oggi si è ammazzato un altro imprenditore. Questo è un paese in ginocchio. C'è gente nella merda. C'è gente nella merda, aziende che chiudono ogni giorno, gente che viene licenziata, il fisco alle tasse, Equitalia che fa quello che vuole. O avete le palle o le idee chiare, altrimenti ditelo subito. Ditelo, ditelo, ditelo.
Là, ripeto, non è una festa, avete a che fare con un potere fortissimo che se le inventa tutte. Avete la capacità psicologica, la forza psicologica per resistere a questo. Ce l'avete o no? E soprattutto, sapete quali sono i problemi veri? Basta con queste lettere per commuovere e basta con gli slogan. È tempo di fatti, cari grillini, è tempo di fatti.